La festa della Madonna della Lettera è il momento in cui noi messinesi ci uniamo per onorare Maria all'interno di una tradizione antichissima alla quale ci piace legare la nostra vita. Papa Francesco ricorda che le tradizioni hanno valore non perché rispondono al ritornello «si è fatto sempre così», ma se diventano stimoli per una vita rinnovata che si lascia interpellare dal passato per vivere meglio il presente. Cerchiamo di capire cosa il Signore si aspetta oggi da ciascuno di noi. Le letture proclamate mettendo in risalto l'agire di Dio è come se avessero abbracciato la storia dell'umanità nel suo presente, futuro e passato. Innanzitutto il futuro. La grammatica di Dio, potremmo dire, è sbilanciata sui verbi al futuro, a indicare la sua vera preoccupazione. Conduci tutti in quel futuro di luce reso possibile dalla risurrezione del suo Figlio. Nella prima lettura, infatti, il profeta ha annunciato che sul monte del Signore sarà preparato un banchetto di vini eccellenti e di cibi raffinati. Sarà allora in cui Dio eliminerà per sempre la morte e asciugherà le lacrime su ogni volto. Si parla degli ultimi tempi. È un linguaggio che serve a ribadire la sua presenza nella storia. Ciò ci rassicura che sebbene gli avvenimenti spesso sembrano prendere una deriva di distruzione e di morte, Dio non è andato in esilio dalla storia. Anzi, misteriosamente la guida e la orienta verso un fine che certamente si realizzerà. Possiamo allora guardare al futuro con speranza, nonostante il nostro disorientamento e smarrimento. Paolo invece ci ha presentato una lunga sequenza di verbi al passato che raccontano azioni puntuali ed efficaci operate da Dio. I verbi sono ci ha scelti, ci ha redenti, ci ha santificati, ci ha salvati, ci ha predestinati, ci ha fatti eredi. Da questo inno carico di speranza impariamo che la nostra storia ha un senso. Tutta la storia è racchiusa dentro il progetto salvifico di Dio, il quale ha operato dall'eternità pensando a noi e continua a farlo senza mai smettere di amarci. E poi il brano delle nozze di Cana ha posto l'accento sul presente. Cana può rappresentare la nostra vita, i nostri progetti di bene e il nostro presente impastato di difficoltà. Nonostante le buone intenzioni, a un certo punto viene a mancare qualcosa. Penso ai legami familiari, ai giovani che non riescono a trovare lavoro, alle persone anziane, agli ammalati, ai poveri. Tutti facciamo l'esperienza del limite e ci accorgiamo che diminuiscono sempre di più gli spunti per far festa. Ci accorgiamo, insomma, di non avere più vino. E allora Maria interviene e chiede al Figlio di trasformare l'acqua dei nostri vuoti nel vino della gioia perché la festa ricominci. Il racconto, mentre suscita la fede, ci incoraggia a mettere i nostri fallimenti dentro quelle giare affinché ogni nostro presente si trasformi in occasione di festa. Dio si prende cura delle nostre fatiche di ogni giorno, delle nostre tante lacrime e ha a cuore che attorno alla tavola della vita tutti possiamo sperimentare la vera gioia. È come se la parola ascoltata abbia voluto avvolgere le nostre esistenze con la misericordia di Dio. Il futuro che Egli ci prepara e all'insegna della gioia, la prima lettura. Il nostro passato è tutto racchiuso nell'opera della redenzione,
la seconda lettura. E infine il nostro presente è avvolto dalla sua provvidenza, il Vangelo. Alla luce di questo messaggio chiediamoci, per noi cosa significa festeggiare oggi la Madonna della Lettera? Che rapporto c'è tra la tradizione della Lettera della Vergine e il messaggio che ci è stato consegnato nelle letture? I padri affermavano che la parola di Dio è la grande lettera d'amore che Egli ci ha fatto arrivare. Dio ci ha scritto, ha pensato a noi, un po' come Maria quando ha avuto notizia di noi messinesi. E allora, qual è la nostra risposta al messaggio di amore scritto nella Bibbia e a quello di benedizione di Maria consegnatoci dalla tradizione? È vero, siamo consapevoli di vivere una stagione difficile per i veloci e rischiosi cambiamenti culturali, per le drammatiche problematiche sociali, soprattutto nella nostra isola, per le incertezze sul futuro. Ma davanti a questo difficile scenario, noi, devoti della Madonna della Lettera, che impegno manifestiamo? Non è una domanda superflua, perché a volte noi credenti diamo l'impressione di creare divisione tra ciò che celebriamo, anche in termini di tradizioni, e le nostre responsabilità nella quotidianità. Così succede che alle nostre feste siamo presenti, mentre è manchevole l'impegno concreto nelle piccole e grandi cose di ogni giorno. Le nostre città vanno impoverendosi e a noi spesso capita di restare inermi, se non indifferenti, dinanzi a quei processi che portano a regredire in tanti ambiti, dalla scuola alla sanità, dalla politica all'economia, dalla famiglia al bene comune. Come se questi fossero altro dalla fede e che fosse sufficiente vivere la fede in chiesa, Papa Francesco direbbe chiesa da salotto, dimenticando che il domicilio della chiesa è la strada. E il Vangelo obbligarci a sentirci responsabili della storia, quella vicina e quella lontana. Ciò significa che da credenti non possiamo non scrivere una lettera che sia chiara e leggibile da tutti. Come nell'Agrigentino ha fatto il giudice Livatino, uomo dei nostri tempi, che in un luogo come il tribunale è riuscito a mettere insieme il servizio al codice penale da magistrato e il Vangelo da cristiano. È stato, per chi l'ha conosciuto, un'interessante e comprensibile lettera. Un'altra domanda. Stiamo scrivendo una lettera nel rapporto con i poveri? Il Papa li mette al primo posto. Se dovessimo paragonare ogni nostra azione a una consonante o una vocale dell'alfabeto, riusciamo a formare parole come amore, misericordia, pazienza, perdono, benevolenza, carità, attenzione, rispetto, amicizia? Sembra invece che anche tra noi circolano parole come indifferenza, odio, rancori familiari, poca sopportazione, fastidio per il diverso, paura dello straniero. Se fosse così, la nostra è tutto, fuorché fede. Maria dice, fate quello che vi dirà. Gesù ai servi chiede di riempire le giare di acqua, a noi di riempire la nostra vita di amore grande come il suo e di non lasciarle svuotare le giare e screpolare dall'indifferenza. Davanti al povero, all'ammalato, all'immigrato, alla persona sola, ascoltiamo Maria e riempiamo tutto di amore, ricordando che i poveri però non hanno bisogno solo di pane o di vestiti, hanno bisogno anche loro di amicizia.
Pure loro hanno il diritto di vivere le emozioni e le gioie legittime di tutti. Capita di scandalizzarci, solo un esempio. Se mangiano un gelato e non un panino, quando noi diamo loro un euro. Se dovessero raccogliere 20 euro, dovrebbero mangiare 20 panini. Nessuno di noi mangerebbe 20 panini in un giorno. Come se assaggiare il gelato fosse una prerogativa, un diritto solo nostro e non una gioia possibile anche per loro. Gesù, nel primo miracolo a Cana, ha dato qualcosa di superfluo, il vino, non ha dato il pane. Può significare qualcosa questo? Sì, forse ci ricorda che il povero, ogni povero è un uomo, come io sono un uomo. L'altro giorno un immigrato minorenne ad Agrigento mi diceva che ciò che gli manca è la carezza della mamma. Non sarà importante quello che avremo fatto, ma l'amore che avremo messo nelle nostre azioni. Per questo bastano un sorriso, una stretta di mano, un pezzo di strada fatti insieme, un'attenzione, un po' di compagnia a un malato solo, una parola di pace in famiglia che hanno difficoltà a capirsi. L'importante è fare tutto con amore e per amore. Una vecchietta ridotta male fisicamente, sentendosi trattata con delicatezza da Madre Teresa, le chiese: «Perché l'hai fatto?» «L'ho fatto per te e per il mio Dio», rispose la santa. «Che bello, dimmelo ancora», disse l'anziana donna. «E Madre Teresa, perché ti voglio bene e voglio bene al mio Dio». Questa è una lettera che anche noi possiamo scrivere come risposta a quelle che Dio e Maria ci hanno scritto. Allora che la festa odierna ci faccia sentire la necessità di scrivere con la nostra vita una storia affascinante, anche se a qualcuno potrà sembrare visionaria. Che la Chiesa di Messina sia sempre una lettera comprensibile, in cui, come in quella di Maria, si legga benedizione e amore. È questo il mio augurio che faccio a questa Chiesa oggi, ed è questa la mia preghiera per voi, e vi chiedo la carità che diventi la vostra preghiera anche per la mia Chiesa. Questa speranza ci sorregga, questa voglia di carità ci anima, questa fede ci stimoli oggi e sempre.